amici, stasera sul palco di Giffoni si esibirà Casa di Lego, che oggi è qui con noi. Allora, io sono Melissa, di Team Social Radio, inviata di All Music Italia. Allora, come stai? Com'è questo Giffoni? Sto bene, c'è una bella energia, sono appena arrivata, adesso ci ambientiamo, capiamo, però bene. Ok, perfetto. Allora, volevo chiederti, come mai ti chiami Casa di Lego? Casa di Lego è la traduzione letterale di una canzone di Ed Sheeran, Lego House, che insomma è stata un po' la prima cosa che mi ha iniziato in questo mondo, perché prima facevo parte della musica classica, poi ho scoperto Ed Sheeran e ho capito che invece dovevo andare in un'altra direzione, e quindi sì. Ok, perfetto. E qual è il tuo rapporto con la musica? Che cos'è per te? Questa è una domanda difficile, è talmente facile che è difficile da riuscire a spiegare, perché è letteralmente tutto quello che ho, tutto quello che voglio dare e tutto quello che voglio ricevere. È proprio la definizione di amore, la definizione di dolore, sta tutto lì, è proprio tutto lì. E sappiamo che tu nel 2020 appunto hai vinto X Factor. Che emozioni hai provato quando hanno annunciato la tua vittoria? Guarda, ti dico, è stato assolutamente un momento surreale e confusionario. Infatti poi mi sono arrivati diversi commenti di persone che pensavano non fossi felice, invece no, ero semplicemente molto confusa, tanto confusa che anche adesso non ti so dire quello che è successo in quel momento. Non è mai stato il mio sogno vincere X Factor, quindi non è mai stato, sai, tipo, oh mio Dio, wow, pazzesco, adesso l'ho raggiunto. No, è stato l'inizio, in quel momento ho detto, ok, adesso cambiano un po' di cose. Ok, invece sappiamo anche che sei salita sul palco di Sanremo insieme a Francesco Renga. Che emozioni hai provato e soprattutto possiamo sperare di rivederti su quel palco? Lo spero anch'io, vediamo, vediamo che cosa succede. Comunque sì, ancora grazie a Francesco Renga, tra l'altro, tra parentesi, quel teatro ti dice tante cose. La vera emozione l'ho provata stando su quel palco, incredibile. Ultimissima domanda, che cosa speri di portarti a casa con questa esperienza? Ma sicuramente tutto quello che mi può dare, che mi vuole dare il pubblico, è tutto quello che riesco a dare io al pubblico, quindi questa cosa qui di connessione è molto molto bella. Perfetto, grazie mille di essere stata qui con noi. Vuoi fare un saluto particolare ai nostri amici di All Music Italia? Niente ragazzi, vi do un bacino. Grazie mille.